Ciao, ciao, benvenuto, bentornato sul mio canale, bentornata, bentornato, benvenuta, benvenuto sul mio canale. Io sono Jessica e grazie per essere qui, aver cliccato e aver aperto il video. Allora, come detto dal titolo, non ho fatto in tempo a pubblicare un video nel quale parlavo della mia difficoltà a trovare libri da 5 stelle, che ne ho appena terminato uno. È arrivato il secondo libro da 5 stelle, un libro del quale sono contentissima da un lato, perché ovviamente quando riesci a trovare un bel libro c'è l'esplosione, no? La felicità. Dall'altro faccio fatica perché è un bellissimo libro, è l'esordio di un'autrice viennese, tra l'altro mia coetanea. Ma è un libro tosto, è un libro duro, è una storia vera, proprio scritta su di me, nel senso che è la mia comfort zone. Se mi conosci lo sai, insomma, che prediligo quelle storie lì. Di solito mi piace anche fare un disclaimer, iscrivetevi al canale, ma questo tanto lo sapete, quindi se vi piacciono i miei contenuti iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Mettete like, commentate e guardate il video fino alla fine, come dico sempre. Il libro in questione, forse lo metto in copertina, forse, ma forse sì, dai, non lo so. È un libro praticamente, io sono sicura, sconosciuto, una casa editrice piccolina. È un invio a sorpresa. Non sapevo che la casa editrice mi avrebbe inviato questo libro. Ed è stata una grandissima sorpresa e non pensavo che potesse piacermi così tanto. Va bene, Jessica, stringi. È molto forte questo libro, questo video è un po' difficilotto, ma ce la posso fare. Eccolo qui, Gioielli Blu, la casa editrice Cencellada e il font che utilizzano è decisamente meraviglioso. Io amo questa casa editrice, non è il primo libro che vedete. Di questa casa editrice. Io già ho letto qualche titolo del loro catalogo, quindi so co cosa pubblicano e questo ha superato ogni aspettativa. Già dalla trama avevo capito che sarebbe stata una storia molto forte, molto dura, ma non pensavo così tanto, credetemi, io sono abituata a leggere libri belli forti. Questo metodo mi riapparte. Per cui ho acceso, dico no, devo. E l'ho finito oggi, quindi sono proprio calda, fresca di opinioni, di sentimenti e di emozioni. Il libro conta 298 pagine, 298 pagine dalla quale non riuscirete a staccarvi e dalla quale non riuscirete a capire fino in fondo le motivazioni che portano, ma non lo capiamo oggi nel 2024, figurarsi nel 1900 e rotte, insomma. Comunque andiamo per gradi, non vi dirò tantissimo della trama perché è da leggere, il libro è da leggere, punto, bisogna leggere, ma non perché lo dico io, perché l'ho letto io, ma proprio per la storia. Siamo in Turchia, in una Turchia rurale, l'epoca, il periodo ve l'ho detto. Abbiamo una famiglia composta da padre, madre e 11 figli. La nostra protagonista è Fritz. Fritz è la settima di questi 11 figli. Lei stessa subirà e sarà anche, voglio dire, partecipe, guarderà con i suoi occhi quello che la madre subirà. Parliamo di violenza, qui si parla di domestica, ecco, di cose che accadono all'interno delle mura domestiche, cose brutte. Ecco. Ci troviamo davanti a degli uomini padroni, uomini che vogliono comandare sulle donne, sulle loro mogli, sulle loro fidanzate, sulle donne in generale, che siano sorelle, appunto, amiche. Compagne, eccetera. E come si dice, come posso dire, buttano fuori la loro frustrazione colpendo nella maniera più brutale e più violenta le donne.
provocando problemi. Non fatemi dire la parola, altrimenti non riesco a pubblicare, YouTube non mi fa pubblicare video, di alcun tipo, di tutti i tipi, fisica, psicologica, quindi anche verbale. E Fritz, già da ragazzina, vedrà quanto sia crudele l'uomo. Però lei si innamora, si innamorerà a sua volta, di un uomo, di un ragazzo, con la quale lei si sposerà, quindi crescerà e proverà sulla sua pelle altrettanta violenza, perché anch'essa, l'uomo che sposerà, farà su di lei quello che vedeva che suo papà faceva a sua mamma, quindi subirà le stesse cose. Avrà dei figli. Durante la guerra, in Turchia, durante la guerra, Fritz e suo marito Yunus, se non sbaglio, si chiama, scapperanno dalla Turchia insieme ai loro figli. La cosa, andranno in Austria. La cosa che più mi ha colpita e più mi ha distrutta, lacerata, devo dire, oltre a tutta la descrizione, parliamo di una storia vera. L'autrice, 45enne viennese, ci descrive, racconta una storia vera. A questa ragazza è stato fatto di tutto, le peggiori atrocità da parte di un uomo alcolizzato, ludopatico, non lavorava, sfruttava la moglie, sfruttava lei affinché voleva che lei lavorasse e portasse soldi a casa, non vedeva un centesimo. Quindi, ecco, vi ho penso ben descritto l'ambiente e insomma come ci troviamo. Dove viviamo, no? Dove questo libro ci può trasportare, in che ambienti. Io questo l'ho letto in due mezze giornate, quindi in un giorno praticamente. Questo sì, è il succo. Vi dicevo, passo indietro, Fritz insieme a Yunus, suo marito, andranno in Austria. Quello che più mi ha lacerata, che più mi ha disgustata, è l'indifferenza delle persone, ovvero dove loro andavano, quindi loro prendevano in affitto le case. Ovviamente il marito non è che lasciava stare, no, faceva quello che faceva la moglie anche in altri posti, cioè anche se sapeva che vicino a loro c'erano altre case, altre famiglie. L'indifferenza della gente che sapeva, sentiva, ma non faceva niente per aiutare questa povera donna. Io, cioè, com'è finito, ovviamente non vi dico com'è finita la situazione, com'è finita la storia. L'attrice è stata bravissima proprio a farti entrare nella storia, a crearti quella giusta angoscia. Voi pensate, è un libro necessario? È una storia necessaria con tutto quello che si sente oggi? Sì, perché è descritta in modo totalmente diverso. Non è la prima volta che io leggo libri su queste tematiche. Questo è scritto in maniera completamente diversa. Sembra di stare lì con la ragazza, di stare lì con Fritz. E almeno io mi sentivo impotente, io da lettrice mi sentivo impotente, dico, non posso fare niente per aiutare questa povera ragazza. È una cosa, vi immergerete completamente nella lettura. Non lo dico perché il libro mi è stato inviato, lo sapete, lo sai, lo sapete, nel senso che ci sono state case editrici che mi hanno inviato libri che non mi sono piaciuti, quindi l'ho detto, quindi non ho problemi. Bello, dalla prima all'ultima pagina, lo so, nei commenti, ma come fa a dire bello un libro che tratta un argomento del genere? Bello perché non fraintendete, è ovvio che è devastante, è un libro terribile, ma la tematica viene trattata in maniera completamente diversa da come l'ho letta su altri libri. E è agghiacciante, questo libro vi farà solo che arrabbiare. E piangere perché questo crea. Io ho terminato questo libro, chi mi segue su Instagram l'ha visto in quel giorno. Ero devastata perché l'avevo appena terminato e le uniche sensazioni schifo, cioè veramente schifo, riluttanza, indifferenza. Voi, io spero che qualcuno di voi si chiederà il perché di Gioielli Blu. Gioielli Blu è una metafora, nel senso che tutte le donne in Turchia
tutte le donne che erano in Turchia, nel villaggio dove abitava Fritz e tutta la sua famiglia, tutte le donne avevano o sul collo, sul braccio, pensate un po' perché, un bracciale o una collana di colore blu. E questa ovviamente si scuriva in base a quanta violenza loro subivano. È una metafora ed è fantastica. Cioè, secondo me è una... sì, una metafora per capire i lividi, in poche parole, che queste povere donne avevano. Tant'è Fritz, quando va in Austria e conosce gente nuova, vive la quotidianità di altre famiglie e vede che quello che lei subiva non era la normalità, si arriva in un punto in cui la donna crede e pensa che quello è giusto, cioè subire dal proprio compagno, dal proprio marito, sia giusto, sia una cosa giusta. Arrivi a comprendere questo. E quindi per lei sembrava una cosa giusta, sembrava fin quando, non vi dico cosa. È un libro, credetemi, scritto veramente in maniera diversa. Tra l'altro i capitoli sono molto brevi e il font è grande, ve l'ho fatto vedere, per cui si legge in maniera molto, molto veloce. Certo, alcune pagine da prendere respiro, perché non ce la fai, vorresti prendere il libro e spaccarlo in testa al marito della ragazza. Se noi pensiamo che questa è una storia vera, ancora di più, cioè ancora di più, io penso che cioè, il nostro unico sentimento è quello veramente di fare cose che non si dovrebbero fare, per carità, però insomma viene assolutamente. È un libro. È un romanzo, noi potremmo pensare, ma Jessica, stai parlando di un romanzo? No, ragazzi miei, perché questo è storia che poteva essere dal 1900, storia che la vediamo quotidianamente nella cronaca dei telegiornali, nella cronaca, nell'attualità, anche nel 2024, purtroppo ci sono donne che subiscono tutto questo, subiscono gioielli blu. Ed è una cosa agghiacciante, cioè non è che siamo andati avanti, no, siamo tornati indietro ed è una cosa terribile, terribile. Questo libro non solo fa arrabbiare, piangere, commuovere, ma fa anche tanto riflettere, perché non è cambiato assolutamente nulla. Non vuole essere una critica o io sto semplicemente raccontandovi un libro, sperando di invogliare qualcuna di voi a leggerlo perché sarebbe davvero importante. È un libro che dovrebbero leggere tutti, donne e uomini, anche ragazzi, secondo me, delle superiori dovrebbero leggere questo libro. Non è giusto che ad oggi, ancora siamo nel 2024, e succede quello che succede qua dentro perché è la realtà, non è finzione, non è un libro dove tu l'hai finito, chiudi e lo metti via così. È un libro che fa veramente tanto tanto riflettere. Perché la necessità di un video? Perché? Perché di queste tematiche non se ne è mai abbastanza. Di queste tematiche bisogna parlarne sempre, a mio avviso. Io 8 anni fa ho sofferto di dipendenza affettiva e posso dire che dal mio piccolo ho avuto una relazione malata con un altro uomo. Ho subito della violenza verbale, in parte anche fisica, e non smetterò mai. Io sono stata aiutata dalla terapia, ovviamente, e sono stata io ad abbandonare quella persona, a dire basta. Io non smetterò mai di dire che basta, anche solamente una volta che un uomo vi alza le mani, andate via. Non ci sono né se né ma, denunciate e andate via. Punto. Non ci sono ma se, forse che tengano. Dovete prendere, non è semplice perché la sottoscritta ha impiegato quasi un anno per rendersi conto del pericolo. Quindi capisco perfettamente, ma io penso che come, perché non è la normalità, quello non è amore. Non è amore, la normalità è tutt'altro. E adesso voglio sapere, prima di lasciarvi, perché il video comunque sia, è un video chiacchiera molto breve,
di un libro che secondo me deve essere letto assolutamente. La mia domanda è questa. Innanzitutto, se avete visto il video fino alla fine, scrivete blu nei commenti, anzi, proprio il titolo del libro, Gioielli blu. Basta Gioielli blu. Scrivete questo, basta Gioielli blu. Vorrei sapere cosa ne pensate su questi libri. Devono essere scritti? È esagerato? Non bisogna parlarne troppo? Fatemi sapere su questa tematica cosa ne pensate, perché mi sta a cuore. Io ho letto diversi libri anche per me stessa, libri che mi sono stati consigliati da anni fa, eccetera. Ma veramente una scrittura così. No, no, vi ripeto, non mi è mai capitato, ma cioè, mi sembrava di essere lì con lei, con Fritz, e di essere proprio impotente. Io credo di avervi forse turbati anche troppo. Fatemi sapere nei commenti perché ci tengo in modo veramente particolare e speciale. Quindi fatemi sapere, basta Gioielli blu, ok? Bene, se il video vi è piaciuto mettete like, condividetelo. Aiutatemi a crescere sia qui che su Instagram, vi aspetto, che lì sono molto attiva e pubblico 2 volte a settimana le recensioni, le mie opinioni sui vari libri che leggo, quindi sono più attiva e è più diretta la cosa. E poi tutti i giorni sto lì a rompere le scatole al Bookstagram con le mie chiacchiere quotidiane. Vi aspetto lì ovviamente e lo trovate il link diretto per accedere ad Instagram e seguirmi anche lì in descrizione. Guardate sempre la descrizione, mi raccomando. Un bacio grande, alla prossima.